A sfilare sulla passerella non ci sono le creazioni dei grandi marchi della moda italiana, ma quelle di tre sartorie sociali. Nella cornice di Palazzo Morando, Milano ha aperto le sue porte a una sfilata speciale e a una mostra per il progetto Milano Moda per il Sociale. Da un'idea di Fondazione Bracco, questa iniziativa vuole dimostrare come il bello possa nascere anche da una sconfitta. Un progetto che ha visto l'impegno in prima persona di Diana Bracco, che spiega così le sue origini. Nasce dal nostro progetto Oltre i Margini, che abbiamo impostato e portiamo avanti a Baranzate, una periferia milanese particolarmente ricca di etnie. 72 etnie convivono in quelle case e in quei negozi o tentativi di negozi. Con ago e filo, queste donne che hanno vissuto storie difficili possono riscattarsi creando bellezza in una realtà come quelle delle sartorie sociali, in cui si coniugano solidarietà e mercato. Ci è sembrato molto bello appoggiare l'attività di questa sartoria Fiore all'Occhiello con questa bravissima Samantha, che è un po' il motore dell'iniziativa, e siamo arrivati così a essere pronti per uscire in pubblico. Siamo usciti in pubblico, questa è la prima volta ed è una sfilata speciale, perché c'è il nostro Fiore all'Occhiello e ci sono altre due sartorie sociali, una è da Torino, il Gelso, e una è di San Vittore.